Giovedì 14 giugno 2018 vi parlo dalla sede del Florence Classical Arts Academy, una istituzione fiorentina della quale colpevolmente per la nostra trasmissione fino ad oggi non ci eravamo mai occupati. Oggi lo facciamo rimediando ovviamente al tempo perduto, perché è un'accademia d'arte che ha sede nella città di Firenze dal 2009, quindi noi avremmo dovuto occuparcene prima, però non è mai troppo tardi e quindi rimediamo oggi in occasione della presentazione al pubblico delle opere di fine corso degli allievi dell'Accademia. Questa mostra sarà aperta anche domani, ovviamente quando andremo in onda i telespettatori non potranno più venire a vederla, però avranno le immagini del nostro servizio a disposizione che serviranno anche per avvicinare chi ci sta seguendo, soprattutto gli artisti, a questa Accademia della quale ora ci parlerà la presidente, che si chiama Nadia Molugova, spero di aver pronunciato bene, che ha un passato artistico nella nostra città, perché dopo essersi diplomata all'Accademia di Brera è venuta a studiare all'Accademia di Belle Arti di Firenze, dove ha avuto dei docenti che sono anche importantissimi artisti, non so se lei li vorrà, ma insomma un paio, Roberto Giovannelli e professor Domenico Viggiano, sono ben conosciuti dai nostri telespettatori, ovviamente sono anche punti di riferimento importanti per gli artisti che vengono a formarsi all'Accademia di Belle Arti di Firenze. La prima domanda che vorrei fare a Nadia è di chiederle come è nata questa Accademia e poi ovviamente le chiederemo come è strutturata. Intanto, mentre noi parliamo, la nostra regista Claudia Seville proporrà ai telespettatori le immagini delle tante opere che in questo fine settimana saranno esposte. Sono opere pregevolissime, quindi questo denota un livello molto alto degli allievi che frequentano i corsi. Intanto abbiamo detto che l'Accademia è aperta a Firenze con una sede, non quella attuale che si trova in via Galliano al numero 78, ma nel centro storico di Firenze in via Cavour attigua alla sede del Consiglio regionale della Toscana. Come tu sei la fondatrice di questa Accademia, come è nata l'idea di aprire proprio a Firenze, fra le tante città del mondo, un'Accademia internazionale? Per me Firenze è una magica città, perciò quando io sono stato qui, arrivato, qui studiato, qui stato innamorato di città. E città prima di tutto è rinascimentale, perciò l'apertura dell'Accademia c'è stata proprio semplice, perché io ho avuto in cuore portare la nostra ispirazione da Russia e un po' trasmettere sul diciamo, livello internazionale. È stata scelta Firenze perché è una città classica, ma anche una città internazionale. Dove gli studenti vengono ovviamente volentieri da ogni parte del mondo. Sì. Allora, aprire un'accademia non è facile, bisogna avere competenza e poi anche organizzarla bene, quindi non solo competenza artistica, ma anche una competenza organizzativa, amministrativa, perché lo vedranno i telespettatori dalle dimensioni, questa accademia ha delle dimensioni importanti e qui gli studenti possono vivere full time l'esperienza artistica, perché oltre a lavorare tutto il giorno c'è la possibilità, ovviamente, qui ci sono 12 camere, anche di pernottare. Sì, noi lavoriamo come un'accademia che lavora per triennio più 2 anni di master, ma anche possibilità di dormire, perciò come accademia dormitorio, perché tutti i nostri studenti stranieri, tutti arrivano da diverse parti del mondo e noi bisogna trovare ospitalità per loro qui. Allora, che corsi vengono a frequentare da ogni parte del mondo questi studenti? Noi facciamo offrire adesso 3 dimensioni di corsi, che è pittura e disegno, che finiscono con lavoro di composizione e diploma. Ecco, scusa se ti interrompo, siccome i corsi dell'Accademia durano 3 anni, partiamo magari dal primo anno dicendo quali sono i corsi che devono essere obbligatoriamente seguiti il primo anno, poi passiamo al secondo e poi al terzo. Noi offriamo percorso russo, diciamo, come facciamo in nostra metodologia in Russia, perciò noi facciamo corso pittura, disegno, anatomia artistica, composizione, studia del colore, studia del tecnico, studia di perspективи, studia tridimensionali, sull'oggetti. Quelli corsi primo anno. Secondo anno студенти più lavorano con modella viva, perciò abbiamo corso di pittura, corso di disegno, ancora continuo corso di anatomia artistica, corso di composizione, c'è corso anche di copia, che dopo possibilità di vedere qui,
e fanno tanto anche corso di plein air in secondo anno. In terzo anno loro fanno lavorare più con tutta la figura, figura nuda, figura in costume, e lavorano anche in pittura, disegno e già fanno solo idee di composizione sul lavoro di diploma. E questo corso che frequentano ecco, durante alla conclusione del triennio viene rilasciato un diploma. Un diploma e anche loro fanno tesi con la diploma che frequentano durante quell'anno. Poi c'è la possibilità anche di accedere a un master successivo. E un master è un corso che diciamo dà possibilità di sviluppare di più sul livello personale, perché sul triennio noi facciamo passare una base. Base di conoscenza, diciamo, artistica, classica, sul disegno, sul pittura, ma in due anni di più noi facciamo sviluppare su, diciamo, stile personale, proprio sul livello come artistico personale. Ecco, chi sono i docenti che esaminano e aiutano a crescere questi giovani aspiranti artisti? Sì, io ce l'ho tutto, diciamo, gruppo di professori che arrivano da Russia e tutti i professori bravissimi anche come artisti e state scelte qui, io spero che vedo che anche migliori professori che facciamo scegliere che arrivano qui a Firenze per insegnare quegli studenti internazionali. Io chiedo scusa, ho adoperato un termine improprio, aspiranti artisti, ma qui vengono anche artisti già formati che vengono a specializzarsi e quindi era impropria la mia definizione. Quindi qui possono, lo diciamo anche per i tanti telespettatori artisti che ci stanno seguendo, abbiamo detto un'accademia internazionale, ovviamente chi abita anche qua a Firenze, a due passi dalla sede dell'accademia, può venire e frequentare i corsi, magari venendo, poi parleremo anche con la responsabile dell'ammissione ai corsi che potrà dare tutte le informazioni per chi vorrà intanto frequentare o informarsi su quello che potrebbe servire. Alla conclusione di questi corsi abbiamo detto si accede a un master. Gli allievi sono impegnati per l'intera giornata o ci sono anche dei corsi part time per chi magari lavora anche part time e può avere solo mezza giornata da dedicare all'arte? Noi abbiamo diversi corsi, abbiamo triennio che studente può arrivare con livello proprio zero e ricevere a fine quel livello di studente dopo tre anni studio. Ma ci abbiamo corsi anche serali, dove studenti possono arrivare quando loro c'è possibilità, forse quelli che lavorano. C'è corsi anche part-time di tre ore al giorno. C'è vari di corsi che studenti possono frequentare per sviluppare sul livello artistico. Voi avete un ottimo rapporto con la regione toscana, con la quale interloquite, non solo perché la vostra antica sede era proprio a fianco al Consiglio regionale, quindi questo diciamo, confronto con la regione nobilita anche questa attività perché la rende istituzionalmente riconosciuta in tutto il mondo. Sì, sì, sì. Noi abbiamo buon rapporto e tanti anni che lo conosciamo. Eugenio Gianni che è stato supportato noi come Accademia e grazie tanto lui per tutti questi anni di amicizia e supporto. Sarà qui anche nei prossimi giorni? Sì, facciamo invitare lui per la prossima settimana per nuova apertura mostre di studenti. Benissimo, a questo punto se sei d'accordo io farei intervenire anche Xenia Savina, spero di aver pronunciato bene, che è la responsabile della missione ai corsi e che ora ci sta raggiungendo, magari se si posiziona a quest'altro mio lato. Allora, vogliamo parlare anche di cose pratiche, cosa devono fare soprattutto i telespettatori artisti per venire a conoscere quello che si può imparare frequentando l'Accademia, quello che si può perfezionare e migliorare. Ricordiamo prima se ci sono dei limiti d'età oppure l'accesso è consentito a qualsiasi età. Diciamo inizialmente noi accettiamo i studenti con diversi livelli di preparazione. Da noi vengono i ragazzi già con preparazione artistica del loro paese oppure ci sono i ragazzi che hanno poca preparazione. Però noi non vogliamo scartare questi ragazzi perché sappiamo che il nostro metodo invece
aiuterà a loro anche nel percorso di 3 anni arrivare a livelli. E quindi di... anche un ragazzo che uscisse dalla terza media e che sì, magari ha solo un'infarinatura artistica e volesse già indirizzare i propri interessi, i propri studi verso l'arte, potrebbe essere accettato. Sì, esatto. Quindi come diciamo il primo passo vogliamo vedere il portfolio di pittura e disegno di studenti che vogliono venire all'Accademia, però guardiamo questo portfolio più come il modo di conoscere il nostro nuovo studente. Però poi dal primo anno al secondo anno e al secondo anno per terzo anno c'è l'esame che i studenti devono passare per in questo momento accettati. Non so se possiamo far vedere le immagini, sono in corso in una delle sale attigue a quella dove vi stiamo parlando, proprio degli esami di fine corso. Sì, diciamo l'esame è la mostra in sé, quindi i lavori che studenti presentano, che hanno fatto durante il semestre. Non è solo un esame orale come si sta svolgendo, è integrativo. Sì, esatto, integrativo, quindi fanno l'esame rispondendo alle domande dei professori e più devono presentare tutti i lavori che vengono fatti durante il semestre e l'anno. Allora, possiamo dare informazioni più precise? Vi ricordiamo l'indirizzo, è via Gagliano 78, siamo vicinissimi a Porta Prato, insomma una strada conosciutissima dai fiorentini, è un grande immobile, insomma, molto capiente, dove c'è la possibilità ai piani superiori anche poi di soggiornare, perché ci sono ben 12 camere disponibili per gli studenti. Gli orari d'apertura della segreteria al pubblico, comunichiamoli subito, poi daremo anche magari il sito, la pagina Facebook, tutti i riferimenti necessari a chi vorrà attingere notizie. Orari di apertura, siamo tutti qua da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 5, siamo sempre contenti di avere visitatori, ospiti per darvi un benvenuto, il tour, far vedere i lavori di studenti, far conoscere i professori, lo staff, quindi siete sempre molto benvenuti. Benissimo, allora noi vi ricordiamo la sede via Gagliano 78 a Firenze del Florence Classical Arts Academy, che è un'accademia internazionale che ha scelto miratamente la città di Firenze nel 2009 come epicentro per diffondere l'arte, soprattutto per chi ci si avvicina, non solo per la prima volta, ma anche per cercare una scuola di perfezionamento, di miglioramento della propria tecnica e quindi un'istituzione importante per la città di Firenze. Vi abbiamo presentato sia la presidente sia la responsabile dell'accettazione, quindi chi vorrà venire nei prossimi giorni potrà chiedere sia di Nadia sia di Xenia e poi potrà vivere magari anche per un'ora stando qua questa magnifica atmosfera internazionale che viviamo in questo momento, percepiamo palpabilmente qua all'interno di questa struttura che per tanti anni è stata destinata a attività credo artigianali e ora è stata convertita proprio in una vera e propria scuola d'arte di tipo bottega rinascimentale che solo a Firenze poteva trovare la sua sede naturale. E con questo servizio crediamo di aver colmato una manchevolezza da parte della nostra trasmissione, ci abbiamo messo troppi anni per scoprire che Firenze racchiudeva questo tesoro artistico e quindi da oggi lo suggeriamo ai nostri telespettatori, soprattutto agli artisti che vorranno venire anche per conoscere una realtà internazionale dove ci sono espressioni artistiche molto diverse magari da quelle tradizionali della nostra regione.